Siamo qua con Filippo Trapasso, ormai è posta la parola fine a questo campionato, mister, anche se abbiamo osservato una bella mantea che vi ha messo sovente in difficoltà, ma un grande Cotronei si è difeso bene con le unghie e porta a casa questo campionato forse meritatamente. Vabbè, ancora diciamo che è ancora presto, mancano 4 partite, sì, in linea di massima sì, abbiamo 5 punti, ce li dobbiamo gestire questi 5 punti in queste 4 partite, abbiamo delle partite importanti dove sicuramente avremo difficoltà. Dobbiamo andare con i piedi per terra, sì, oggi è stata una sofferenza, lo sapevamo che loro rispetto a noi, noi siamo una squadra molto tecnica, giochiamo la palla, venendo oggi qua a livello agonistico noi non ci siamo tanto, in effetti i numeri parlano chiaro, dove quando giochiamo in casa oppure andiamo a giocare su campi buoni diamo della qualità che si fa sicuramente la differenza. E niente, poi dobbiamo adesso concentrarci in queste 2 partite, che poi c'è il fermo del campionato, il Belvedere che è un'ottima squadra che secondo me ci potrebbe mettere anche in difficoltà, e niente, ripeto, sì, la Mantea oggi ce l'ha messo tutta, ha cercato, hanno sbagliato il calcio di rigore, e niente, tutto sommato sì, potevo anche vincere la partita, però ripeto, il calcio è questo. Oggi non si sono visti il trio delle meraviglie, Colosi, Maurizio e Riolo, ben imbrigliati dai difensori amanteani, e forse la Mantea meritava questo vantaggio, mister. Sì, questo sì, però ripeto, se eravamo su un altro campo era diverso il discorso, questo ne sono convinto al 100%, ne sono convinto, perché la squadra quando gioca in casa, quando va a giocare su altri campi c'è sempre la differenza. Purtroppo oggi non abbiamo giocato proprio, giustamente, forse è stato pure il peso della partita, però noi sapevamo che l'avversario era abbastanza ostico. Siamo qua con Alfonso Caruso, tecnico emergente della Mantea. Sicuramente, mister Alfonso, si sono affrontate le regine del campionato, Cotronea, Mantea, che hanno fatto una corsa a sé, una partita sfortunatissima che ci lascia l'amaro in bocca, perché gli uomini blucerchiati oggi meritavano sicuramente la vittoria. Sì, penso sia un'analisi giusta, le 2 squadre più forti in assoluto di tutto il campionato. Oggi c'è da dire, senza nulla togliere al Cotronei, che probabilmente nell'arco dei 90 minuti la Mantea è stata superiore, anche in virtù delle occasioni create, del rigore sbagliato. Penso che c'erano tutti i presupposti e i meriti per fare i 3 punti. Poi purtroppo oggi la fortuna ha aiutato loro, accettiamo il verdetto del campo, però siamo contenti della nostra partita, contenti di questo pubblico. E abbiamo dimostrato che Amantea è una città che, se risponde, è una città che merita altri palcoscenici. Abbiamo imbrigliato benissimo il trio d'attacco, dicevo prima, Riolo, Colosimo e Rizzo non hanno visto palla, controllati benissimo dalla difesa blucerchiata. Peccato che in avanti ci è mancato quel pizzico di incisività, qualche occasione fallita di troppo e quel rigore che ci lascia proprio l'amaro in bocca. Tutti, la linea difensiva ha fatto bene, molto bene, è stato l'atteggiamento giusto da parte sia della difesa ma anche di tutti gli altri ragazzi. Penso che abbiamo vinto quasi tutti i duelli in mezzo al campo e se c'era un destino doveva essere oggi, probabilmente doveva regalare i 3 punti a noi. Una tifoseria passionale, una tifoseria di serie superiore che veramente meriterebbe altre categorie. Come già abbiamo detto prima, una tifoseria importante. Si vede che Amantea è una città, una popolazione stufa di questa categoria qua. Si vede che è pronta a rispondere ad altre sollecitazioni anche importanti. E quindi noi fino alla fine, al di là se sarà primo o secondo posto, saranno playoff o vittoria diretta, noi ce la metteremo tutta per regalare qualcosa di importante alla città.